Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirit, ragazzi e ragazze, ed eccoci con questo nuovo episodio di Life is Strange. Il preside, come sempre, mi interrompe e volevo dire che mi ha fatto molto piacere leggere tra i commenti che il gioco vi è piaciuto ed eccomi qui a continuarlo per tutti voi. Dopo aver fatto, diciamo, la spia su quel ragazzo con la pistola, adesso noi ce ne andiamo e spero che le ripercussioni non saranno così negative. Non vorrei che quello lì poi si vendicherà sulla povera Max. Mac? Ah, quello è uno scoiattolo. Così a caso. Would Nathan Prescott please come to the front office? Cavolo! L'hanno chiamato, ragazzi! Quello lì con la pistola! Forse ho fatto troppo lo stronzo con lui ad aver detto il fatto della pistola. Tutti questi volantini su questa ragazza scomparsa. Non vorrei che forse la vedremo più avanti. Signora Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Sarebbe la ragazza scomparsa. Heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Questa azione avrà delle conseguenze. Volendo potrei tornare ancora indietro nel tempo. Sì. Hi, Miss Grant. Excuse me. Preferisco non firmare perché voglio una maggiore Grant, sicurezza. I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. E la Madonna è che è un leopardo. Stella. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Sono ancora sicura. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Now that you mention it, he doesn't respond to. Parlano del professore. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, Fatto sesso con lui. Che Oh, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids. Vabbè, capito, questa qui è una che la dà tutti quanti. Un classico. I heard insane stories about Rachel. Che è qua Warren? Ancora il frenzonato. Scusa, mi sto sbrigando. Giornata assurda.
Quindi devo andare al parcheggio. Vabbè, ci andiamo subito. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Al dormitorio. Qua che ci sta? Le monetine? This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. I need to go there and grab Warren's flash drive. Andiamo a prendere sta fottutissima chiavetta. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Alice che sta lì sulla soletta. Yeah. Oh. Hi, Max. Cosa stai leggendo? What are you reading? Love today or die forever. Don't. Ma oggi o muori per sempre. It's a bestseller. What to say? Good point. Non mi stupisco che sia un bestseller. Chissà perché i bestseller per la maggiore sono sempre cagate. Cestino dei rifiuti? Niente. Ah, Victoria! Oh, look, it's Max Caulfield. The ma guarda sta stronza! Ho proprio da ceffoni! What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Ma l'opzione per darle un ceffone non c'è? Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Ah, non vi muovete? So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, no. Why don't you go... Vaffan selfie! Ma che bastarda! I'll get your bony ass out of my way. Devo farla muovere. Ma come? Ok. Allora, se fossi stronzo, farei cadere tutto. Ma mica si può fare. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Che cacchio faccio? I just want to get Victoria the hell out of the way. Ma come? Come la faccio? Aspetta, un affiatore? I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Quindi di qua. Mi sa di sì. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Oh 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 oh! C'è un bellissimo secchio. Ah, adesso posso utilizzare. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Il cashmere. Fucking outfit cost. You look great. I can't even chill on the steps. Eccolo là il secchio. Un secondo. Ma lo metti. Perché voglio fare lo stronzo al 100%. Non solo la sposteremo a quella bastardina con il culo all'aria, ma le faremo fare anche un bellissimo bagnetto nella vernice bianca. Non credevo di essere così bastardo. Ci vuole il giusto tempismo. Ecco, direi di farlo adesso. Vai! Avanziamo, veloci. Vai con la vernice! Il cashmere adesso veramente andrà a fanculo. No way! E vai! Oh, Samuel, I'm sorry. Get away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Brava, Max! Tira fuori le palle, volevo dire le ovaie. Mi sono un po' confuso con il gentil sesso. Posso parlarle? Vediamo un poco.
Hey, Victoria. What do you want, Max? Confortala. Ah, posso scegliere qui. Proviamo a confortarla. Magari me la faccia amica. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Caghi soldi. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Bastardo fino alla fine. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourselfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Mi stupisco che si sia scusata. Au revoir. Au revoir. Grazie mille per avermi fatto passare. Allora, questa azione avrà delle conseguenze. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Siamo nel dormitorio femminile. Me lo aspettavo una cosa un po' più rosa. Con ragazze che fanno il pigiama party e cucina. Ah, ecco, stanno arrivando loro due. Victoria is going to be pissed we took so long. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Ah, ma allora pure le ragazze fanno i giochetti con la carta igienica. Che lato oscuro ho appena scoperto. Fate attenzione nel campus. Siate sempre consapevoli della vostra posizione. Fate in modo che un vostro amico sappia sempre dove siete e dove state andando. Cavolo, è che stanno qua i stalker. It'll be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Non sono l'unica nerd solitaria. Non maghetti o vampiri emo. Nessun ragazzo, punto. Bellissima proprio. Bella, bella, bella. Dai, troviamo subito la... Ecco qua, camera di Max. Qua è aperto, però non vedo nulla. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Home sweet home, my favorite cocoon. A proposito, mi sbaglio di solito le ragazze, anche quando sono abbastanza adulte, hanno sempre la passione per bambole e peluche? Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me oppure no, però questa è una cosa che ho notato. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your ingoiate il tuo occhio. Rushed me to the ER. And we were bonded forever. Il nostro legame sarebbe divenuto eterno. È che hanno fatto un patto. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Annaffiamo. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Da notare il panda. Pure questa azione avrà delle conseguenze. Ah, perché sarebbe potuta morire la pianta? Incredibile. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Vabbè, forse al massimo si sarebbe appassita. Lettore di... Ah, qua sono i DVD. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Fotografie. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Ah, deve essere un maschiaccio. Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Apriamo qui. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. Che ha litigato con lei? The worse it'll be. Idiot. Fermiamo la musica perché non vorrei che mi... Cioè, mi possa dare problemi di copyright. Questa è la mia più grande paura. Cavolo, quante foto qui. Photo memorial wall. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Cioccolatina al cocco. Io impazzisco per il cocco.
ecco, mi sono venuto in mente adesso di Raffaello. Mio Dio. Perché ho giocato a questo gioco? Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Che dice qua? Ah, sono gli auguri per il compleanno. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Che cosa? Camera porn. Ah, proprio per le fanatiche e fanatici delle macchine fotografiche, immagino. Benvenuto su Camera Porn, la tua unica risorsa web per qualsiasi fotocamera mai prodotta, nazionale o internazionale. Clicca su una delle immagini per vedere le caratteristiche, cosa che ovviamente non potrò fare per i limiti del gioco. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Per qua mi ringrazia e basta così. Ma la chiavetta dov'è? Post-it. Looks like Dana left me a little post-it note. Come? Ho preso in prestito la tua flash drive così posso guardare qualche film mentre studio. Oh no. Ecco perché non c'era la chiavetta. Flash drive from Dana's room. Te pare che doveva accadere qualche imprevisto? You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Che cacchio è successo adesso? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Sono tutte regine esaurite. Answer, you wuss. Però, che gonna. You are ridiculous. Ah, non vuole farlo uscire. Devo cercare di parlare con questa. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Sextando? E che sono questi termini così moderni? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? E che cacchio ne so, ma perché? Che fanno ste domande, il cognome? Ma che se ne fotte? Proviamo... Patson. Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Grazie mille per la risposta. Riavvolgiamo il tutto. E riproviamo. Hey, Juliet. Mi sembra di barare, onestamente. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Ah, faceva la... la stronzetta, l'amica. Sextanda con il ragazzo dell'amica. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. Victoria. Ancora quella lì, la riccona? So che la prova è nella sua stanza. Camera di Victoria. Volendo potrei entrare. Allora, vediamo un po' di trovare la prova che potrà servirci per incastrarla. Immagino su... Cavolo, anche i gioielli. Quanti cacchio di soldi c'ha? Ok, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Usiamo il suo portatile. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Ah, questo è il suo profilo. Che è? Profilo Facebook. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here.
Mi dispiace informarti che ho appena preso per il culo Giulia e Dana. Tutto quello che ho dovuto fare è stato dire a Giulia che ho visto dei messaggi sexy Dana nel telefono di Zack. Prendi i popcorn! Baci, baci. Che stronza sta... Victoria? This better convince Juliet that Dana is innocent. Strano che Victoria non c'è. Cioè, me la sarei aspettata qua davanti. Diamo la prova a Juliet. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? Mi vuoi ancora bene? E mi farei il buco. You're like the black il ninja! Now let's see what Zach has to say about Victoria. You said e che scollatura! Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Gnocca, eh? Queste sono le tipiche litigate tra ragazze, sempre per colpa di un ragazzo, sottoscrivo. Perfetto ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere poi tramite un commento in qui sotto video cosa ne pensate, se volete mettete un bel mi piace, condividete, iscrivetevi, seguitemi nei vari social network e ci risentiamo ai miei futuri video. Alla prossima ragazzi, bye bye!